Stamattina abbiamo fatto questo incontro con Rosa Miriam, che è stato secondo me interessante, con due gruppi di studenti in due corsi distinti. Il mio corso, che si chiama Editoria Digitale, è finito proprio oggi perché abbiamo deciso di concludere il corso proprio con questo incontro con Rosa Miriam, e l'altro corso invece di Epistemologia dei nuovi media, che è della collega Teresa Domenico, che è una filosofa. Io sono, diciamo, un terzo sociologo, anzi un terzo italianista, un terzo informatico autodidatta e un terzo filologo, quindi, però attualmente insieme in sociologia della comunicazione. Noi, sia io che Teresa Domenico, che è una filosofa, però una filosofa della scienza, ci occupiamo da anni di problemi che hanno a che vedere, diciamo, di problemi culturali degli strumenti digitali, quindi la rete, ma anche proprio gli strumenti in sé, cioè per esempio che cosa vuol dire digitalizzare il patrimonio culturale, quindi archivi, biblioteche, eccetera. Perché abbiamo fatto questo incontro di oggi con Rosa Miriam? Perché ci siamo accorti, insomma, in questi anni che il nostro lavoro di umanisti era profondamente cambiato, e siamo stati, diciamo, fra i pionieri di quella che in Italia si chiama informatica umanistica, cioè conosciuta nel mondo anglosassone come digital humanities, quindi l'applicazione delle metodologie informatiche allo studio, all'analisi dei contenuti umanistici. Ci siamo resi conto che la rete, gli strumenti hanno cambiato il nostro lavoro, cioè il nostro lavoro di scienziati, il nostro lavoro di ricercatori e il nostro lavoro ovviamente di docenti. Sono cose abbastanza scontate. Però poi è successo qualcosa, cioè negli ultimi anni la rete ha subito dei cambiamenti. In sostanza si sono creati dei monopoli, che sono monopoli sia di tipo strutturale, cioè sono sia monopoli hardware che software, cioè sono monopoli che incidono sia sulla, per esempio, sulla elaborazione di standard della rete, ok? Sia de facto nell'orientamento delle politiche della rete. Sono due concetti che sono, diciamo, sono in parallelo, però non sono esattamente la stessa cosa. Perché da un lato si producono quindi prodotti culturali. Quindi ciascun strumento di comunicazione, ciascun strumento tecnologico ha una provenienza culturale. Questo è il dato importantissimo. Questa provenienza culturale oggi, quindi parlo sia di Microsoft, cioè sia di questi oggetti qua, telefonini, computer, sia proprio degli strumenti di comunicazione della rete. Quindi da un lato abbiamo i prodotti hardware e software che sono monopolizzati da un certo di aziende che sono delle multinazionali, per lo più statunitensi o giapponesi, e poi abbiamo la rete, che ha una serie di strumenti di governance. Per esempio uno di questi è l'ICANN, cioè l'Internet Assign Number, quello che si occupa di indirizzi internet, di assegnare gli indirizzi internet. Quindi quando voi avete un sito chiedete a un'authority in Italia, che comunque fa sempre capo all'ICANN, che è un'organizzazione internazionale. Questi strumenti e queste politiche sono completamente nelle mani dei paesi europei, diciamo, in una sorta di gota anglo-americano. Tanto per fare un esempio, c'è una cupola anglo-americana. Tanto per fare un esempio, il consorzio unico, nessuno sa che cos'è il consorzio unico, in realtà è importantissimo perché si occupa della codifica di caratteri, cioè tutte le lingue del mondo devono essere codificate informaticamente in un certo modo. L'unico che si occupa di questo, quindi fa un'operazione importantissima, che è quella di traduzione culturale dalle lingue, dalle scritture ai codici digitali, che poi devono essere interpretati dai nostri computer. Se noi andiamo a guardare come è composto il consorzio di Unicode, il consorzio Unicode è praticamente composto da presidente, che è un ex dipendente di Google, e a scendere c'è, non so, due di Google, due di Apple, un IBM, un Sony,
decina di persone, sono tutte quante multinazionali, più o meno americane. Come è possibile che quindi il patrimonio linguistico sia in mano alle industrie del software o alle multinazionali della rete? Questa è la situazione attuale. Quindi quando parliamo di censura, in realtà dovremmo andare molto più indietro, ma analizzare quello che sono questi che tipo di strumenti utilizziamo, da chi vengono creati, prodotti, e le politiche che ci sono dietro. Ok? Quindi per esempio ci sono dei casi abbastanza noti, anche noti ovviamente per uno specialista del software di codifica dei linguaggi come me. La cosa è che invece ci sono delle scritture che non sono rappresentate all'interno di un libro. Ci sono tutta una serie di restrizioni, come dire, di scelte che vengono fatte quotidianamente da questi mega consorzi, ripeto, dominati dalle multinazionali americane, che incidono direttamente sulla funzione culturale. Per esempio, faccio l'esempio più grande, quello delle lingue del subcontinente indiano, cioè l'India ha quasi 50 lingue, sono 50 lingue, non sono 50 lingue, sono proprio 50 lingue, molte di queste hanno proprio una scrittura indipendente, che è proprio quello che noi chiamiamo un alfabeto, ma sono alfabeti silabici diversi dai nostri. Alcune di queste lingue non sono rappresentate da Unicode, quindi per esempio alcuni importanti stati indiani che hanno delle lingue che sono diffuse, possiamo parlare da centinaia di migliaia di persone, non possono leggere le pagine internet della loro lingua, ma sono costretti a scaricarsi praticamente, per esempio i quotidiani sono spesso delle immagini, cioè sono formato immagine. Ecco, immaginate appunto cosa vuol dire mettere in rete da un intero giornale fatto con un'immagine, una cosa pazzesca. Quindi questa è un po' la situazione. Quindi io mi occupo di quello che si dice in gergo bias, cioè delle restrizioni, delle tendenze, dei limiti culturali degli strumenti informatici, che oggi in questo momento sono prettamente progettati da multinazionali, che però hanno, non sono solo multinazionali che sono cattive, che sono americani o olandesi, ma che hanno una visione occidentale della, essenzialmente occidentale di quello che è la cultura. Quindi non c'è soltanto un problema, come dire, di democrazia degli strumenti, c'è proprio un problema culturale, cioè di rappresentazione delle culture. Oggi è in pericolo la rappresentazione digitale delle culture. Quindi il motivo per cui noi, concludendo, abbiamo fatto questo incontro è per aprire a un mondo diverso, sconosciuto per noi italiani, abbiamo pochissime informazioni, che è quello dell'America Latina, su cui sappiamo pochissimo, e che invece, per esempio, ha un atteggiamento molto diverso, sta avendo un atteggiamento molto diverso, tutta inclusa, non soltanto oggi Chicago, come sappiamo, Bolivia, Ecuador, Uruguay, ma anche lo stesso Brasile, un atteggiamento molto diverso nei quadri di queste politiche tecnologiche, sono anche politiche culturali. E quindi bisogna cercare di guardare questi paesi e di far comprendere, insomma, per quanto riguarda i nostri studenti, che ci troviamo di fronte, come umanista ovviamente, io questo perché lavoro in una facoltà di diritto, ci troviamo di fronte a un problema culturale, cioè il problema tecnologico è oggi un problema soprattutto di tipo culturale. Io affronto da un altro punto di vista, perché non sono specialista del domenico, che però sottolineo soltanto una cosa del suo discorso, che si potrebbe dire così: noi, la sinistra tradizionale, abbiamo perduto la guerra, perché quello che avete sentito ora è la dimostrazione del fatto che coloro che hanno vinto ci hanno battuto su tutto il fronte e hanno dominato il sistema della comunicazione. Noi non siamo esistiti, e una delle ragioni per cui ci troviamo dove ci troviamo è perché noi non abbiamo studiato. Molto semplice, è inutile che facciamo che giriamo intorno alla luna. La sinistra tutta intera, senza eccezione alcuna, ha prodotto il suo stesso disastro con la sua ignoranza. Non abbiamo studiato quello che stava accadendo nel capitalismo, non abbiamo studiato lo sviluppo delle tecnologie, non abbiamo studiato la comunicazione, e non ci siamo accorti che la battaglia
per il dominio si spostava dalla produzione delle merci alla produzione della comunicazione. Lo dico con una punta di polemica, perché io sono da 10 anni che mi devo scontrare non con Berlusconi, ma con la sinistra su questo punto. Vogliamo fare i nomi? Rifondazione Comunista, il Partito dei Comunisti Italiani, tutte le varie componenti di questa cosa hanno contribuito attivamente a impedire che questa discussione si avesse. E siamo qui anche per questo. Cioè, noi siamo alla vicina, veramente io quando dico questo dico che è importante capirlo, perché se non si capisce, e ogni tanto mi accade di trovare, di parlare con i nostri compagni, quali penso che siamo ancora all'offensiva. Guardate che un esercito che pensa di essere all'offensiva mentre è sulla difensiva è un esercito che è destinato a subire altre sconfitte. Se vogliamo cominciare a essere all'offensiva dobbiamo metterci a studiare. Prima cosa questa, studiare. Vale per tutti, a cominciare a chiamare. Quindi adesso io, dopo aver fatto questa premessa che è importante politicamente, metodologicamente, se non ricominciamo da qui, io parlo ai giovani, quelli che sono qui, giovani, più giovani, se non si ricomincia da qui, siccome il mondo del futuro sarà praticamente tutto dominato dalle immagini in movimento, sarà interamente dedicato alla comunicazione, la battaglia si svolgerà sempre di più su quel terreno. Oggi abbiamo i telefonini in tasca, abbiamo il computer dappertutto, già rubiamo delle immagini, ma guardate che fra 5 anni, nonostante la crisi, anzi la crisi accentuerà il fenomeno, noi saremo immersi dalla mattina alla sera delle immagini. E qui io faccio la prima notazione, importante secondo me. Noi che siamo tutti homo legends, la sinistra è fatta di uomini leggenti che hanno come attività preliminare predominante quella di leggere, e per questo non sono, come dire, all'altezza dei tempi, perché la gran parte degli uomini e delle donne che ci circondano sono homo videns, gli uomini e le donne che vedono, e gli uomini e le donne che vedono sono diversi, antropologicamente diversi dagli uomini che leggono, dagli uomini e dalle donne che leggono. Credo che lo sarete accorti, io in questi giorni sto viaggiando molto e passo da una stazione all'altra, stazione dei treni e anche stazione degli aeroporti. Sono circondato minuto dopo minuto dalle immagini. Hanno messo i televisori dappertutto. Da ogni posto dove ti trovi ti giri e ne vedi uno, puoi anche decidere di non vederlo, ma devi camminare con gli occhi abbassati, e se non l'hai visto te lo impongono col suono, perché adesso c'è anche il suono che ti spara, ti costringe in giro, c'è sempre lo stesso ritornello, 50-60 spot pubblicitari che tu sei costretto a vedere. Quindi non è solo l'ambito urbano, è che questa è un'invasione che sta occupando tutto il nostro spazio visuale, penso non a noi, siamo già un po' anzianotti, penso ai nostri figli, che, lo ripeto sempre, nascono più stupidi di noi e nel corso della loro vita diventano più stupidi della generazione precedente. Sono homo beings, nel senso proprio della parola, sono una mutazione antropologica. Secondo punto importante da capire, secondo me, è quello che si riferisce all'informazione. Noi che siamo homo legends pensiamo che tutto si giochi sulla quantità di bugie che ci raccontano, l'informazione, ma non è mica così. Guardate che quelli di cui parlava Domenico un minuto fa non gli frega assolutamente niente l'informazione è un dettaglio del mondo. Se voi guardate un qualunque palinsesto televisivo di un qualunque canale televisivo, non parlo di italiani che sono il peggio, parlo di un qualunque canale televisivo al mondo, scoprirete subito di primo acchito, al volo, che l'informazione in un palinsesto, che è il flusso di tutta l'informazione della comunicazione che va avanti per 24 ore al giorno, l'informazione vale il 5% scarso.
che cosa è? Il 95% di ciò che per esempio 60 milioni di italiani vedono tutti i giorni, che cosa è? Non è informazione, è pubblicità e intrattenimento. Quindi noi abbiamo tre grandi flussi, che sono la pubblicità gigantesca, l'intrattenimento, la pubblicità che è la menzogna allo stato puro, se vuoi dire, i minuti pubblicitari sono pura menzogna. Poi c'è l'intrattenimento che è menzogna mediata dall'arte, in qualche misura, cioè abbellita dal racconto. E poi hai l'informazione che è, la descriverò così, 5% miserabile 5%, che però a sua volta è suddiviso in tre fondamentali categorie. Hai la piccola parte di verità, la parte rilevante composta, come diceva Guy Debord, dal vero mischiato col falso. Poi c'è un'altra parte un po' più grossa che si chiama infotainment, cioè informazione più intrattenimento, cioè l'alleggerimento delle notizie con il racconto. E poi infine una quarta componente fondamentale che noi dimentichiamo sempre, che ha a che fare molto con la nostra discussione su Cuba e sui cinque, è il silenzio. Noi pensiamo sempre che la bugia sia terribile, in quel piccolo 5% sempre, non dimentichiamoci che è sempre il 5%, che conta per il 5%, anzi conta meno. In realtà il silenzio è ancora più importante, cioè se tu non vuoi far sapere qualche cosa, non ne parli. Perché quando uno ti racconta una bugia, meno male ti puoi difendere, perché un minimo di vivacità intellettuale esiste. Qualunque individuo che non sia stato brutalizzato all'estremo, diciamo. Ma quelli che mantengono un'apertura mentale anche minima sono capaci un po' di distinguere tra la bugia e la verità, e quindi raccontare una bugia non è risolutivo. Il modo migliore assoluto è tacere e oscurare. In questo modo tu non sei in grado di discernere nulla perché non sai nulla. E in realtà milioni di persone che si circondano fuori da qui, fuori da qui, non sanno niente, non ne sanno poco, non sanno nulla. E quindi per esempio tutto il tema che si riferisce a Cuba è praticamente dominato dal silenzio. Noi non sappiamo nulla, dei cinque, lo sappiamo noi che siamo qui. Ma quanta gente sa, ci sono cinque persone che sono state prese, come dire, messe in galera, arrestate mentre facevano un lavoro altamente, come dire, altamente sociale, nell'interesse di tutti, stavano combattendo contro il terrorismo, contro il nemico generale. Sono stati presi, cacciati in galera, nessuno in galera da anni, senza possibilità di difendersi, nessuno lo sa. Sì. Fuori da qui siamo pochissimi. Ma questa è solo un'altra parentesi. La cosa importante che ci sfugge ancora è che il dominio delle menti non avviene nel 5% della comunicazione, avviene nel 95% della comunicazione. Perché? È per questa ragione che a loro non interessa molto il dominio sul 5%. Allora, dico i proprietari universali, ormai ho deciso di chiamarli così. I proprietari universali non sono interessati all'informazione, sono interessati al dominio delle menti. Il dominio delle menti si fa con l'intrattenimento e la pubblicità. Noi siamo stati trasformati in consumatori compulsivi e siamo adesso nella più grave crisi della storia umana, così io penso, perché siamo diventati consumatori compulsivi, perché non abbiamo altri, quando dico abbiamo dico tutti, non noi che siamo. Noi siamo, dico sempre, degli intellettuali raffinati, perché noi siamo qui e non davanti alla televisione, perché tutti gli altri sono invece davanti alla televisione, che lo vogliano o che non lo vogliono. E quindi è lì che si crea il flusso mentale che produce la, come dire, l'assoggettamento ai criteri e ai valori che vengono creati da questo fiume della comunicazione. E noi, lo dico anche a molti dei più giovani che sono qui, perché li incontro sempre, questi qua che vengono a dirmi bisogna fare la controinformazione.
mi scappa da ridere, perché dire che bisogna fare la controinformazione significa occuparsi del 5%, lasciando agli altri totalmente il 95% senza nessuna controazione. Pensate come si fa la battaglia così, sei già morto prima ancora di cominciare. Il 95% lo decidono loro, noi siamo il 5% su cui facciamo poi un po' di controinformazione. Io glielo spiegavo, sono anni che vado dicendo questo, vado all'università e tutti mi guardano con l'aria di bacco. Non siete ancora dopo la controinformazione? E io dicevo un po' delle altre cose. Dopodiché adesso, forse possiamo anche discutere un pochino, perché mi piacerebbe sapere cosa ne pensano meglio su questo punto. Adesso vai all'università, vai a discutere con i giovani, e che cosa ti dicono? Adesso abbiamo internet, siamo liberi. Finalmente abbiamo la possibilità di, come dire, di emanciparci dal dominio del mainstream. E sono convinti che così sono liberi, vanno quindi dove vanno? Dove vanno? Vanno su Facebook. E comunicano su Facebook. E sono convinti che comunicando su Facebook sono più liberi di prima. E non si rendono conto invece che il nemico, perché lo chiamo così, i nemici, cioè i proprietari universali, hanno creato questi strumenti esattamente, sottolineo, esattamente per aumentare il dominio, non per ridurre il dominio. Se qualcuno pensa che i proprietari universali ci hanno creato l'internet per darci la libertà, non ha capito niente dei proprietari universali. Internet è fatto apposta per dominarci. Poi certo, come sempre succede, un pezzo di cosa che è stata fatta contro di te, anche un calcio che ti è puntato contro, se riesci ad afferrarlo puoi anche sparare in senso contrario. Ma chi ha i calci non sei tu, sono loro. E qualche volta puoi accusare, certo io lo uso internet, però lo uso moltissimo. Abbiamo i siti, usiamo i siti per l'organizzazione, usiamo i siti per fare la controinformazione, usiamo come possiamo le armi degli altri. Ma gli altri sono dominano perfino il linguaggio, l'avete sentito un po' fa, però controllano le lingue che si devono parlare e come mi si devono codificare. E le lingue che a loro non interessano le mettono da parte, le uccidono le lingue, uccidono le culture. La domanda che abbiamo a questo punto è un po' diversa. Ce la fanno o non ce la fanno? E questo è un grande problema, perché improvvisamente loro hanno evocato uno spirito, come dire. Hanno evocato lo spirito, cioè hanno spiegato la lampada di Aladino e fino ad ora è andata bene, adesso improvvisamente esce fuori, puff, lo spirito, Aladino, ma appunto esce fuori, come si chiamava quello che stava dentro? Lo spirito della lampada, insomma. Per esempio, allora si scopre improvvisamente che i cinesi che avrebbero voluto lasciare da parte, e invece sono tanti, sono 1.300.000.000 e vogliono parlare cinese. E parleranno cinese alla faccia degli americani, perché sono di più degli americani, sono di più degli occidentali, e nessuno ridurrà il cinese all'inglese, nessuno lo potrà fare. Ecco un altro degli errori tragici che ha fatto l'Occidente. A proposito di questo, no, volevo dire che adesso qui non la posso mostrare, ma c'è un articolo recente che io ho scritto proprio sul problema culturale della rete. Se noi prendiamo la mappa delle zone dove c'è maggiore ricchezza linguistica nel mondo, maggiore ricchezza linguistica nel mondo vuol dire diversità culturale, diversità linguistica e spesso anche diversità culturale, la sovrapponiamo alla mappa del prodotto interno lordo, e praticamente, tranne l'Australia, dove c'è, però si spiega perché c'è una fortissima immigrazione da parte di tutti i paesi europei e anche asiatici, c'è praticamente una sovrapposizione ai paesi poveri. Sono quei margini del mondo, è lì dove ancora resiste la diversità linguistica, cioè c'è una sovrapposizione quasi come se fossero due carte, no, geografiche che si sovrappongono. Quindi i colori del prodotto interno lordo, cioè dove c'è più povertà c'è una maggiore diversità linguistica. Vorrà dire qualcosa? Quello dove siamo, esattamente. No, mi piace che Luigi, lo studio di me, possa contornare, anzi, qui dovremmo ragionarci strategicamente. Da qui dovrebbe cominciare. Il margine ormai è dove si può difendere. Sì.
cioè io non sono per l'inserimento di tutti in un lavoro, bisogna coltivare immagini. Vabbè, nel caso specifico facevo l'esempio di uno, di una cosa che non è un margine, cioè il cinese è una possente cultura, è una possente lingua che non può essere ricondotta, quello che voglio dire io nel disegno, il disegno di Brzezinski era quello di dire, vabbè, poi c'è il conto, ingrogliato. No, anche lì ci sono 30-40 lingue naturalmente, ma l'idea era quella, in fondo noi creiamo la globalizzazione, assorbiamo tutte le culture, inglobando nel mercato e unifichiamo. Ma invece quando ci sono trovati di fronte con un gigante come la Cina, ma anche giustamente con un gigante come l'India e anche con un gigante come l'America Latina, diventa un problema perché le dimensioni impediscono lo spiaggiamento. Adesso siamo nel pieno di questa battaglia, ma comunque parlando adesso di strategia, quello che volevo dire qui tra di noi, tra quelli che capiscono, è che dobbiamo metterci a studiare questa cosa. Non ci potrà essere nessuna liberazione, nessuna salvezza se noi non occupiamo questo campo. Noi abbiamo continuato in tutti questi ultimi 6 decenni almeno, abbiamo continuato a combattere troppo parte. Pensavamo che la battaglia fosse lì. La battaglia si era spostata dall'altra parte, noi combattevamo lì, loro combattevano là, il centro dello scontro era là, e quindi noi qui abbiamo perduto perché non c'era niente da combattere, hanno vinto loro dove invece c'era il potere vero. Quindi il mio modesto suggerimento è cominciamo a spostarci là dove è lo scontro e lì cerchiamo di trovare una soluzione che sia nel nostro interesse. Ecco, questo credo che ci serva. Poi quando dobbiamo entrare nel merito tutte le battaglie specifiche, inclusa quella che è l'ordine del giorno implicitamente di questa serata, che è quella di riportare la giustizia in un pezzo del mondo che è stato privato della giustizia, se noi non abbiamo capito il meccanismo non riusciremo a vincere questa battaglia, saremo subalterni, saremo costretti a difenderci anche dove potremmo.